in collaborazione con Sorrisi e Scansoni, Facce Ride Tour, la TV in piazza, www.sorrisiescansoni.it. Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglia Awards per certificare le tue competenze, www.maxuniform.com. Nuova puntata di Concerti e Spettacoli, bentornati qua in studio con noi, puntualissimi come sempre in tutte le nostre versioni. Abbiamo il nostro Roberto Gergo presente come sempre nella sua postazione per commentarci l'ospite di oggi. Eccoci qua, finalmente un'altra puntata. Oggi abbiamo, secondo me, uno showman, una persona insomma che io tanti anni fa conobbi come Dolly Bomba. Era un artista di strada, eclettico, un mimo, e poi me lo sono ritrovato invece con mille altre sfaccettature, e oggi è un marchigiano, diciamo comico marchigiano, Doc. Lui si definisce attore, comico, fantasista, clown, showman, insomma, quanta roba fa! Lui è Piero Massimo Macchini a Concerti e Spettacoli. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato. E come faccio a parlare con voi due? Mi devo girare a destra e a sinistra. Bravissimo. Allora, Roberto ha detto Dolly Bomba, che è un nome che comunque io continuo a tenere ancora, perché soprattutto per quanto riguarda tutti gli spettacoli dove non parlo, utilizzo la tecnica del mimo e del clown. E quest'anno l'8, il 9 e il 10 aprile andrò ad un festival in Belgio, ad Ypres. Wow. E nel programma c'è scritto Dolly Bomba. Ah sì? E fuori porta Dolly Bomba. Fantastico. Piero Massimo, classe 1900, si può dire? Eh? Certo. È la stessa mia, quindi 1977, ignote il luogo di nascita. La nostra redazione non è stata in grado di capire dove sei nato. Beh, no, ovviamente sono nato a Fermo, la città in cui vivo. È nato all'ospedale Augusto Murri e attualmente abito la zona di Rassegno di Fermo, ma a breve, grazie al 110, tornerò nella mia abitazione nativa, che è in via Dante Zeppilli. Chi conosce via Dante Zeppilli a Fermo è famosa per essere la via del manicomio. Quindi, Senti, ho vissuto Massimo, proprio vicino al manicomio. Io prima ho detto Dolly Bomba, no? Perché t'ho conosciuto lì e non ricordo che anno era quando hai iniziato, lo possiamo dire? Ma se non sbaglio, guarda, il primo spettacolo di strada Dolly Bomba lo feci a Macerata al Festival Arte Migrante, penso che sia stato il 2004. Senti, invece poi ti sei, diciamo, no, rimesso in gioco e hai iniziato a interpretare dei personaggi, diciamo così, che poi sono stati virali. Oggi il linguaggio è questo, virale, no? Ma Cesare Paciotti o il signor Cocchetti hai interpretato per primo? Cocchetti per primo, perché Cocchetti è questo personaggio di Fermo che ha un negozio fantastico di belle arti dove generazioni e generazioni di studenti degli istituti d'arte a Fermo sono andati da lui a comprare materiale, e io andavo da lui a comprare materiale con una mia ex ragazza che faceva anche le scenografie degli spettacoli, a comprare materiali per le scenografie, e da lì ho iniziato subito a fargli un po' la parodia, fino a che poi avevo fatto questo spettacolo che si chiamava Il Bagaglione della Marca, che era uno spettacolo dove prodotto con Improvvivo, con un gruppo che facevamo improvvisazione teatrale, dove facevamo la parodia un po' del bagaglino e portavamo tutti i personaggi della zona, e lì ebbe molta fortuna Cocchetti, perché io dico sempre, non faccio un'imitazione ma faccio una parodia clown, no? Prendo un atteggiamento e lo esospero, e nel caso di Cocchetti è una persona che alla fine cerca e non c'è niente. Quindi nel caso di Paciotti invece è un imprenditore calzaturiero con tanti. Tu devi sapere che io da Paciotti ci ho lavorato 6 anni. Ah, cavolo, vedi. Cioè, dove hai preso l'ispirazione? Perché secondo me è una parodia fantastica di lui, che io conosco benissimo. Sì, diciamo che anche in quel caso ho preso un personaggio che a quei tempi stava su, insomma,
insomma, sulle copertine di tutti i giornali glamour, e ricordo che vidi una foto, dissi a Marchigiano, mo faccio l'imprenditore calzaturiero con un sacco di soldi, e da lì poi ho iniziato a farlo, e come tutte le cose, quando funziona vanno un po' per cavoli loro, no? Dopodiché, insomma, ci abbiamo creato dietro uno storytelling, e tanti nel web hanno ripreso un po' da quel personaggio lì, che sinceramente un periodo lo portavo anche in un laboratorio a Roma, e funzionava parecchio, perché comunque la parlata marchigiana piace, e è stato un po' uno dei miei cavalli di battaglia, e tuttora mi capita comunque quando ci sono delle notizie fighe da poter commentare col personaggio dei Paciotti, lo faccio volentieri perché si presta. È vero. Ma noi abbiamo curiosato anche sul tuo sito e abbiamo trovato una foto che riunisce un po' alcuni dei tuoi personaggi. Sì. E quindi pregherei la nostra regia di mandarlo se siamo pronti. E tra tutti i personaggi che tu hai creato nella tua carriera, no? Qual è quello, ovviamente tutti figli sono pezzi di cuore, ma chiaro, qual è quello che... Beh. Amo che me la fai vedere sta foto, capisco, cioè diciamo che forse il personaggio, sì, diciamo che nella carriera non mi sono fatto manca niente, no? Monologhi, personaggi, mimo, foto, video, eccetera eccetera. Diciamo che il provincialotto, che è quello che quando faccio gli spettacoli come monologhista è un po' il mio alter ego più comunicativo, no? Diciamo che è un po' un me portato all'eccesso. E questo che vive con la mamma, marchigiano, che lavora molto sulle tradizioni popolari, perché è una cosa che credo, che dove ci ho creduto fin dall'inizio, nel senso che esiste la comicità romana, milanese, toscana, napoletana, siciliana, perché non dovrebbe esistere la comicità marchigiana? Certo. Esiste per gli altri, ma non per i marchigiani. Questo purtroppo è un problema atavico dei marchigiani. Però l'ultimo che forse ho trovato centrato, il mio, parafrasando Aldo, Giovanni e Giacomo, che so dei maestri che me li so studiati in lungo e largo, quando Giacomo, non so se vi ricordate, faceva Tafazzi, che si dava le botte sui coglioni, e loro lo definivano lo zero comico assoluto. Io penso che il mio zero comico assoluto è Frangé, il mimo parlante, che è sto personaggio dove faccio il mimo, quindi posso fare una comicità visual, che però ogni tanto parla, gli scappa di parlare sto mimo. E quello secondo me è proprio la mia, diciamo, il mattone della mia comicità comica zero assoluto. Proprio. Quindi tu conosci la marchigianità proprio nell'osso, no? Perché l'hai portata in giro dappertutto. E se dovessi rappresentare la marchigianità doc con tre oggetti o con tre aggettivi, che ti verrebbe in mente? Con tre oggetti o tre aggettivi, allora, da una parte ci metterei la testardaggine, perché il marchigiano è ignorante, ma non ignorante che non sa, ignorante che per capire le cose ci deve sbattere la testa, altrimenti no. Poi ci metterei come oggetto una collina, perché se possiamo definire l'oggetto, perché le colline marchigiane secondo me dovrebbero diventare patrimonio dell'UNESCO, no? Non c'è sta altro posto in Italia, non diciamo nel mondo, ma con le colline così belle come quelle marchigiane, ondulate, che poi la cosa bella è che nelle Marche queste colline comunque hanno delle caratteristiche differenti a seconda dove stai. Le colline iesine hanno un fascino, quelle di Macerata un altro, quelle fermane un altro ancora, quelle ascolane che comincia a essere un po' più dure, sì, esatto, un po' più dure, c'hanno un altro fascino, però la collina. E il terzo elemento che mi porterei dietro è sicuramente una manovia. Sì, una manovia, perché è un oggetto che non può mancare. Ma mi viene la curiosità, ma tu hai lavorato in un calzaturificio, fammi capire, cioè no, la manovia. No, cioè no. La manovia, che è una metafora. È una metafora, ma è un oggetto che secondo me lo rendesse, che ne so, se Broadway fa tipo una collanina con la manovia. Marchigiano. Il marchigiano se lo compra, capito? Questo la devo dire a Broadway. Potrebbe essere una cosa carina. Ma invece dal punto di vista della cucina, no? Che rapporto ha Piero Massimo Acchini con la cucina? Allora, innanzitutto sono uno che magna,
volentieri. E come il marchigiano Doc. Come il marchigiano Doc, sì. Allora, io alterno a grandi abbuffate, a periodi in cui sto abbastanza in linea. E mi piace cucinare, ma fortunatamente non lo devo fare tutti i giorni. C'ho chi lo fa per me, la mia compagna o la suocera, ma ogni tanto cucino anch'io per i bimbi. E c'ho dei piatti miei preferiti, spesso e volentieri faccio le mie top 3 del cibo. E ti dico che nelle primi tre posti ci sono le vellutate, che amo molto, quindi vellutate di ceci, esatto, eccetera, eccetera, zucca, lenticchia, amo molto. Poi mi piace col pane, capito? Con i crostini, quelli con i crostini, che... esatto. Okay. E tra l'altro adesso in un supermercato, lo dico, al Sicondese trovano già belli pronti i crostini, sennò prima devi tagliare il pane e metterlo al forno. Poi ci sono sicuramente le melanzane alla parmigiana, che è un piatto che amo molto, e poi c'è un bel piatto di pesce in bianco, un bel piatto, una pasta in bianco col pesce. Quindi se dovete per caso invitare Piero Massimo Occhini a cena, avete capito, esatto, insomma, quali sono i suoi gusti, esatto, su per giù, esatto, gusto più, gusto meno. Ma senti, nella tua carriera di comico o anche nella tua vita personale, no? C'è stata una situazione in cui hai detto: mamma mia, che figuraccia che ho fatto? Ah, beh, tantissime figure di merda proprio, ce ne ho innumerevoli, ma è una strada nella quale tu non puoi fare a meno di passarci, soprattutto se fai una carriera che è un po' simile alla mia, no? Io diciamo che il 90% delle cose che ho fatto sui palchi sono cose che ho scritto io. Poi ho lavorato con diverse compagnie, insomma, oppure che ne so, mi è capitato di fare un paio di film, comunque interpreti un personaggio, però quando parlo di figuracce parlo della roba che scrivi tu, no? E soprattutto in una prima fase dove comunque devi provare a capire come le racconti le cose, no? Perché diciamo che io ho sempre fatto learning by doing, cioè la Baden Powell, cioè ho imparato facendo, no? Prima facevo la figuraccia, poi capivo quello che sbagliavo, e le battute, soprattutto la comicità, tu la devi provare, quindi a volte funzionava, a volte no. Però mi ricordo in tempi passati che finivo degli spettacoli e dicevo: ah, che pubblico de merda, no? Poi dopo a un certo punto avevo capito che invece l'unico de merda ero io, non era il pubblico, e lì comunque mi ha aiutato a capire tante altre cose. Ho lavorato con tanti maestri, tanta gente che mi ha veramente aiutato e che io ho saputo ascoltare i consigli per capire come migliorare. Oggi, grazie a quelle figuracce, diciamo che interpretare, portare scena uno spettacolo nuovo non mi ci vuole troppo tempo. Senti, invece prima parlavamo di comicità marchigiana. Io a mente ti faccio un paio di nomi. Sì. Neri Marco Re, sì. Max Giusti. Sì, no, di comici marchigiani ce ne sono parecchi e ne stanno uscendo anche diversi. Tra l'altro quest'anno c'è un progetto nuovo che si chiama Scuola Internazionale di Comicità Marchigiana Magna Saraghe, e vedo che ci sono tanti ragazzi che vogliono iniziare a far ridere e a portare. De Neri e Max posso dire solamente cose ottime. Allora, di Neri, tra l'altro, stiamo collaborando per un cortometraggio che abbiamo girato quest'estate noi, e ci farà la voce fuori campo. Allora, sti giorni è stato un po' difficile perché la mamma di Neri purtroppo ha avuto un problema. È stata presa esatto, sotto da una macchina. Esatto, un incidente, però tutto bene. E quindi adesso probabilmente settimana prossima riusciremo a registrare la voce fuori campo di Neri. Neri è anche una persona alla quale io spesso e volentieri scrivo per avere consigli o comunque idee. E Max invece è mio fratello cugino, cioè lui è il figlio di un figlio della sorella di mamma, cioè è una prendella lunga, è mio pronipote Max, perché la nonna di Max era la sorella di mamma. Ok. E io ricordo fin da bambino Max a Montefortino. Perché babbo era originario di Montefortino, quindi abbiamo una casa tra Montefortino e Montemonaco, e mi ricordo Max a 16 anni, io ero più piccolino perché ci togliamo 10 anni quasi, che faceva le imitazioni di Bombolo, e
io mi ricordo, come dicevi prima tu Roberto, dei locali nella zona dove Max veniva a fare gli spettacoli. Io a quei tempi ricordo mi portavano i miei fratelli a vederlo e io rimanevo proprio allibito, a bocca aperta, di sentire tutto sto pubblico che rideva. Poi dopo, nel proseguo degli anni, quando io ho iniziato poi a capire che veramente mi piaceva fare questo mestiere qua, e piano piano ci siamo incrociati. Il primo spettacolo abbiamo fatto è stato molto figo all'Arena Gigli e Porto Recanati. Esatto, io mi ricordo quello. Esatto, è stato proprio un evento bello, divertente, dove è venute secondo me tre generazioni di spettatori, no? Più giovani, più anziani, e ci hanno visto insieme sul palco e non solo è stato bello come spettacolo, a mio avviso, perché il pubblico comunque ha riso, siamo stati bravi e abbiamo saputo fare il nostro mestiere, ma perché passava sotto un filo più profondo, un filo più di terra, di marchigianità. E mi dicevi che questo è in programma, insomma, qualcosa di nuovo? Allora, mi sembrava di aver capito. No, con Max ci è arrivato un paio di richieste per fare lo spettacolo insieme, sempre fratelli e cugini, vediamo se si riescono a realizzare. Diciamo che in questo periodo storico anche io personalmente ho deciso di non produrre materiale nuovo, perché non lo so voi, ma io dopo 2 anni così, anche se adesso si ricomincia a uscire, a partire, io mi sento stanchissimo. Cioè mi sento che sti 2 anni veramente ho dato il massimo, riuscito a... Quindi a mo' mi servirebbe andare in vacanza sicuramente. Visto che si può uscire, esatto, e partire. Quindi diciamo che non me la so sentita di produrre uno spettacolo nuovo o insomma roba più importante nuova, ma mi sono concentrato più che altro nel ridefinire, ripulire, rimettere a posto del materiale vecchio. E poi questa cosa nuova, spettacoli nuovi, li farò da settembre in poi. E con Neri, appunto, c'è, dove Max pure ha fatto un'altra voce fuori campo molto divertente, c'è sto Marca Karma, che è un cortometraggio che stiamo finendo di montare con la regia di Matteo Bardini, dove io sono il protagonista, e farà, insomma, abbiamo già trovato una casa di distribuzione e faremo un bel circuito di festival, insomma, di cortometraggi che ha un mondo tutto loro, che io non conoscevo, e che così bello. E noi allora preghiamo la nostra regia di mandare il video che tu ci hai portato, che riguarda qualcosa dei tuoi spettacoli. Gira, gira, gira la ruota, cerca, trova la fortuna, vivila bene così com'è, tu continua a cercare, fidate di me. Gira, gira, gira la ruota, cerca, trova la fortuna, vivila bene così com'è, tu continua a cercare, fidate di me. La fortuna non è cosa rara, ma si dimentica di chi non la ara. La chiamo, la invoco, lo sai è un gioco, bello, complesso, e se vince un amplesso, il bicchiere è mezzo pieno. Ma non ti senti abbastanza sereno, ti fasci la testa senza motivo, pensi che ci sia soltanto veleno. Non puoi dire di non essere fortunato, basta sentire un minimo di fiato. Guardi gli altri ma non te stesso, e senti che manca sempre un nesso. Quando tutto diventa concesso, non senti neanche la differenza di sesso. In culo alla balena, oppure in bocca al lupo, sii felice, non fa lo sciapo. Fortuna macchini, yeah yeah. 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 Gira la ruota, cerca, trova la fortuna, vivila bene così com'è, tu continua a cercare, fidate di me. Gira la ruota, cerca, trova la fortuna, vivila bene così com'è, tu continua a cercare, fidate di me. Ah, un rapper di Montegranaro, come sì. Si chiama? Stilo. Stilo? Sì. Ma in quale occasione? Allora, questa praticamente era la sigla, allora, Fortuna Macchini è uno spettacolo che è una sorta di omaggio ai cavalli di battaglia di Gigi Proietti, no? Che faceva lo spettacolo Stava Ligio, dove c'aveva tutti i cavalli di battaglia suoi. Bellissimo, tra l'altro, esatto. Mi sono perso una puntata, meravigliosa. Esatto, e allora diciamo che un po' sulla linea di fare un omaggio a lui, io ho fatto una ruota dove la giro e a seconda di quello che esce
esce faccio un pezzo e so un po' tutto un po' il repertorio mio, no? Però è una ruota che c'ha tipo 35 spicchi, però non è che tu uno spettacolo puoi fare 35 pezzi, se no dura 6 ore. E però per l'occasione mi sono fatto scrivere questa canzone che era Toga quando la giravo, lo stacchetto Fortuna Macchini, insomma sta roba qua. E un po' il testo gliel'avevo mandato io, dopo lui l'ha rimodificato perché chiaramente in metrica già va a saperlo fa e me lo so utilizzato un po' anche come promo, no? Un po', ma questo vede... è tutto su quel canale che ci avete, Marketube? No, questo era roba mia. Marketube è un progetto parallelo che ho creato nel 2012 insieme a Priscilla Alessandrini e a tanti altri amici, e quest'anno festeggiamo 10 anni, il canale festeggia 10 anni. E che ci dobbiamo aspettare allora? Da pure qui sicuramente faremo un mese dedicato a livello social, comunque a un po' a godercela, no? Cioè un po' a dire siamo stati bravi, quante cose abbiamo fatto, perché comunque abbiamo prodotto una marea di roba. Però Marketube si è anche evoluto, è diventato anche una sorta di società di produzione. Adesso abbiamo allestito una sorta di casa Marketube all'auditorium Giusti e Sant'Elpidio a Mare, dove produrremo dei video lì dentro, sempre all'insegna dell'umorismo. Però vorremmo creare un evento dove vorremmo fare un po' colloquiale le varie realtà comiche e marchigiane che lavorano nel web. Vorremmo creare un evento di divertimento, ma anche dei contenuti, insomma. Quindi Piero Massimo Macchini è tendenzialmente molto social. Sì, io subito ho capito la potenza dei social, dove adesso sinceramente non è facile stargli dietro perché ho 2 figli, quindi insomma il lavoro, la cosa, la pandemia, e poi mo è il periodo dei multisocial, devi stare su tutti quanti. Quindi diciamo, da una parte c'ho la roba mia e da una parte c'ho la roba di Marketube. Però io ho capito subito la potenzialità del fatto di poterti esibire a gratis di poterti esibire creando contenuti tuoi, avendoci una libertà dei contenuti, e sto materiale poteva arrivare a più persone possibili. Ci sono alcuni video, insomma, che stanno sulla pagina Facebook di Marketube. Uno abbiamo visto pochi giorni fa, non me ne ero reso conto, è arrivato a più di 1 milione di visualizzazioni, che è una cazzata, una stupidaggine, partita dall'idea delle Crocs contro il ciocco, no? No, si vede io che mi tiro una Crocs in faccia e che non faccio niente, e poi si vede, immagino dopo io vestito da anziana che mi tiro fuori il ciocco, me lo tiro e mi prende qua sulla testa, sembra io cade, e sto video ha fatto una marea di visualizzazioni, no? Ce ne abbiamo diversi canali, mo abbiamo iniziato anche su Twitch, però insomma è una bella scommessa. Ora ci sono gli NFT che ancora non ci sono capito niente, però piano piano bisogna evolvere. Senti, facciamo un giochino. La nostra redazione ha preparato 3 immagini, sì. Le commentiamo insieme. Bene. Allora, guarda la prima cosa hanno trovato. Da lontano ci vedo un po' poco. Però guarda qui, eccola. Questa è Eva, ok? Eva di Adamo ed Eva. Questo personaggio qua lo facevo su Brainstorming, Teste nella tempesta. È uno spettacolo di trasformismo comico muto, che l'ho fatto per tantissimi anni e ci ho girato una marea di festival, soprattutto in Italia. All'estero questa cosa qui l'ho portata in Germania e in Corea del Sud. Da un po' l'idea di Freddie Mercury. Sì, perché col baffo, cioè, perché dopo c'ho 2 denti finti lì, i denti finti. Non sono i suoi, per il nostro pubblico, non sono i suoi. E Brainstorming è uno spettacolo che mi ha divertito tanto, che l'ho fatto tanto e mi ha dato anche un sacco di soddisfazioni, ci ho vinto anche diversi premi, e questo era, diciamo, vedi, ero vestito un po' a strati, questa era la parte finale dove praticamente riuscivo ad arrivare in tutina, e su questa tutina c'era tutta una serie di calamite che a seconda di quello che attaccavo diventava qualcosa, variavi il personaggio. Sì. Guardiamo un po' la seconda di foto invece, vediamo cosa ci hanno trovato. Eccola. C'è questa cosa che... Sì, no, quello sai che è? Non so se ce l'avete presente, le gruccette, non so come le chiami te, le stampelle, sì, per sì, i vestiti, è quello, no? Che poi ci attacchi sotto, ci metti il secondo pezzo. Esatto, oppure quello che ci fai passare il pantalone per non farlo. Quelli lì sono degli elastici molto fighi che sembrano appunto
insomma il Mocciolo, eccolo, e è una gag ricorrente che facevo. Questo era prima di un varietà, questa foto era prima di un varietà molto figa con tutti gli artisti circensi, e non mi ricordo in quale posto, se era alla convention di giocoleria a Porano, se non sbaglio. No, ma poi Porano non mi ricordo neanche dove stavi. Mi immagino che prendi questa cosa dall'armadio e fai con questa adesso, sì, che, sì, sì, ci sì. posso fare? Beh, se vedi il garage di casa mia, ecco, appunto, è pieno, pieno. Il regno degli esperimenti. La terza foto, così concludiamo questa carrellata, vediamo cosa ci hanno preparato. Ecco. Ah, beh, questa è la foto per far pena alle persone. La metti a fine spettacolo? Sì, sì, la metto, dicendo loro mangiano. Anche loro mangiano. Ah, questa è la mia splendida famiglia, ho una compagna eccezionale che è Cristiana Caucci di Force, che però ho conosciuto a Fermo, anche se racconto questa storia di questa di Force. È psicologa, è una persona di cui sono profondamente innamorato e di cui, insomma, mi ha fatto capire tante cose. Anche delle persone, quindi ci ha fatto studiare le persone proprio. Quindi ti ha aiutato molto anche a scrivere, penso. Come no, una grandissima fonte ispiratrice, e con la quale, voglio dire, abbiamo anche scelto di fare due figli, quindi non è che non ci abbiamo niente in comune. E bellissimi, sottolineiamo. Esatto, i due bambini sono la gioia. Quindi, mia, no? Quindi se dovessi dire a chi ti ispiri, a chi ti sei ispirato come personaggio, diciamo all'inizio, un personaggio in cui ti sei ispirato, perché io me lo ricordo questa cosa qui quando hai fatto, adesso non mi voglio sbagliare, la trasmissione, se è Italia's Got Talent o Tu Sì Che Parli. Sì, Italia's Got Talent. Se il personaggio è quello oppure... No. Beh sì, tu ti riferisci a Truffaut, Charlie Chaplin, Buster Keaton, i tricicle, questo è tutto, cioè io i video dei Buster Keaton e di Charlie Chaplin proprio mi sono finito i DVD, che non c'erano ai tempi neanche insomma internet, no? Me li sono finiti, poi dopo sono passato ai tricicle, che è un trio spagnolo famosissimi in Spagna, che sono gli Aldo, Giovanni e Giacomo spagnoli, però a differenza di Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto una grandissima produzione di spettacoli non parlati, che sono proprio l'ABC del teatro gestuale, e diciamo che mi ci sono ispirato, ma ce l'avevo anche un po' dentro fondamentalmente. Poi dopo tu scegli, no, nella vita, ti gusta di più vedere, faccio un esempio, Antonio Albanese, che fa tutta una serie di personaggi, o ti piace più vedere Marcel Marceau, ecco, sono due generi completamente differenti, dove da una parte Antonio Albanese è eccezionale, voglio dire, un grandissimo maestro, cioè i personaggi comunque come li fa Antonio Albanese è difficile trovarli in giro, però io sono sempre stato uno che mi piace vedere sul palco non chi fa i preti, io li chiamo, no? Che sta lì col microfono e ti racconta sta storia. E vabbè, battute, due battute, tre battute, quattro battute, un quarto d'ora, 20 minuti, poi dopo se non succede niente di tecnico io mi stanco, ma come io quando faccio gli spettacoli, se mi metto a parlare dopo un po' devo fare qualcosa, se no mi rompo, e allora da qui che nasce appunto il movimento, che nasce appunto la magia, che nasce appunto la giocoleria, che nasce appunto il personaggio, che nasce altri modi di raccontare le cose, perché comunque anche per me è un modo per essere, insomma, attivo sul palco e averci più attenzione da parte del pubblico. Ma senti, una curiosità, ti è mai capitato di, ovviamente gli spettacoli, uno sa, vado a fare questo spettacolo, hai già la tua scaletta, bene o male, di massimo, come dicevi, la tua ruota, 35 personaggi, non li puoi fare tutti. Ma ti è capitato, come dicevi prima, che hai un pubblico di svariate età, un target vastissimo. Ti sei mai accorto sul palco che magari una parte del pubblico stava perdendo il collegamento con te e hai deciso di improvvisamente cambiare? Ma sì, questo spesso e volentieri, dipende dalla situazione. Allora, se lo spettacolo è a teatro, col biglietto pagato e si chiama tal dettagli lo spettacolo, questo è quello che faccio, insomma, no? Poi se sto invece su una piazza dove di fronte c'ho comunque la signora dei 80 anni con la mamma con i figli, il ragazzetto giovane, lì cerco di fare una cosa che riesca a unire tutti quanti. Ma sta cosa a me mi riesce abbastanza facile, perché comunque, ripeto, le mie produzioni
so, proprio per generi differenti, il 4 aprile, il 3 aprile farò al quartiere San Serafino a Porto Sant'Elpidio, Fuori Porta, che è l'ultimo spettacolo dove non parlo, e quello è uno spettacolo per un target di famiglie, quindi dal bambino dei 5 anni fino a anche all'anziano dei 90 anni che ride, no? Però ecco, se lì vieni a vedere Paciotti non lo trovi, certo, per intenderci. Certo. E poi dopo invece mi capita, che ne so, di fare la serata, boh, non lo so dove l'ho fatta, in un locale a Oscar Amorina, sono stato l'altra sera a San Valentino e c'avevo un pubblico adulto, quindi scegli. Poi chiaramente devi improvvisare, cambi. Senti, c'è nei tuoi sogni nel cassetto, no? Ce l'hai un palco in cui, da cui vorresti esibirti? Oh, questo, cioè, un po', questo è proprio il mio cruccio. Cioè, questo è un problema mio, che secondo me questa cosa qui è proprio quello che mi rende più marchigiano possibile, immaginario, nel senso che io non trovo differenza, cioè se lo vivessi chiaramente la troverei una differenza, ma adesso così non trovo differenza fra il Madison Square Garden e la sagra della Ligi Scottadito a Monte Carotto, per intenderci, no? Cioè, per me esibirmi è fondamentale. Quindi nel momento in cui io mi esibisco sto bene. Fantastico. Poi è vero che il cigno è bello quando lo stagno è bello, no? Diciamo, però non è che sto aspettando di esibirmi per una vita al Madison Square Garden. Mi accontento anche di altre cose. Anche perché la differenza la fa esplicitamente il cigno. Secondo me la differenza la fa il fatto che hai fatto di tutto, sei sempre stato sul pezzo, hai una gavetta che è praticamente chilometrica, e quindi alla fine non è importante dove ti trovi, purché ci stai. Esatto, sì. Beh, per me è proprio una questione vitale. Io ho visto che nell'ultimo periodo, dove ho fatto meno spettacoli rispetto a prima, stiamo facendo altri tipi di progetti, molti streaming anche noi, e poi una sera sono andato a fare una serata, il giorno dopo ero tutto un altro, tipo tutta un'altra brillantezza già avevo, no? E c'ho proprio bisogno di cominciare a fare gli spettacoli, e non scelgo, prendo tutto. Mi sono un po' rotto le scatole proprio di dove fa. Ecco, quest'anno non voglio fare l'artista che sceglie dove andava, dappertutto. Benissimo. Chiaramente con i soldi, sennò sto là. E noi ti ringraziamo tanto di essere venuto qua a Concerti e Spettacoli, Piero Massimo Macchini. Grazie a voi. Robertone, il tempo è finito. Tiranno. È volata, una puntata volata. Immaginavo fosse così, perché quando uno ha tante cose da dire, raccontare a chi ci ascolta, è sempre un piacere. Io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per tutto, perché te lo meriti. Grazie. E spero che quando avrai altre cose nuove, insomma, consideri anche Concerti e Spettacoli, ci vieni a trovare. Vi vengo a trovare volentieri, molto volentieri. Grazie Piero Massimo Macchini, tanti in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a Roberto Gergo, sempre presente. Ciao, ci vediamo alla prossima. Nelle puntate di Concerti e Spettacoli, appuntamento alla prossima puntata, e naturalmente non mancate di cliccare sul nostro sito internet, il www.concertiespettacoli.it, sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube a vostra disposizione, con tutte le puntate che abbiamo realizzato in questi giorni, ovviamente. E appuntamento alla prossima puntata, sempre dagli studi di Concerti e Spettacoli. Concerti e Spettacoli è stato offerto da Torrisi e Scanzoni, Facce Ride Tour, la TV in piazza, www.sorrisiescanzoni.it. Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglian Awards per certificare le tue competenze, www.maxuniform.com.